Ma come? Vieni a Napoli e non assaggi 100 gradi. Vieni al Vomero e non vai a mangiare la carbonara da 100 gradi? Ma te sei matto! Sbagliato, sbagliato! Bella maglietta, eh? Ma insomma ragazzi, veramente non siete mai venuti da 100 gradi a mangiare la loro carbonara? Questa cosa non si può sentire, eh? Senta, scusi, lei che compare sempre nei video, mi faccia un saluto. Scusi, che cosa sono questi? Io per la Sorrentina. Ecco, questo è quello che vi perdete, avete visto? Ah, e finiamo col sughettino sopra. Carbonara genovese. Scusa, e te vieni al Vomero e non vai da 100 gradi? Ma te sei matto, te lo dico io, sei matto. Pasta fresca, eh? Pasta fresca, ragazzi, scherza niente qui, eh? Tutte le mattine. Ragazzi, 100 gradi fa la pasta tutte le mattine. Il sugo te lo fa al momento e la pasta la mette a cuocere quando tu vai lì e la ordini. Non è precotta, ragazzi, ricordatevelo, perché questo è fondamentale. Questo cosa gli permette? Gli permette di darti una vasta gamma di sughi e una vasta gamma di pasta. Chiaro? Io sono pronto con la mia maglia, adesso ci sediamo lì, abbiamo preso una frittatina, cacio e pepe e guanciale e la loro super carbonara. Fermi lì, eh. Ragazzi, guardate che spettacolo, siamo da 100 gradi al Vomero, una roba spettacolosa. Ci siamo presi una bella frittatina dove dentro ci sono gli spaghetti, anzi no, i bucatini. I bucatini, spettacolare, strepitosa, ragazzi, straconsigliato, ragazzi, spettacolare, veramente spettacolare. Guardate, guardate, ma sapete che sono un intenditore di carbonara. Guardate il guanciale, ragazzi, croccantissimo, pasta al dente perfetta, cremina, strepitosa, veramente strepitosa, perfetta, 10 lode, 100 gradi, ragazzi, guardatelo voi, perfetto, perfetto. Il re della carbonara dice sì a 100 gradi. 100 gradi!